Con circa 30 donazioni è tornata alla caserma degli Alpini dell'Aquila la raccolta sangue dell'AVIS, l'Associazione Volontari del Sangue. Nella stagione di maggior richiesta delle scorte di materiale ematico e dopo la necessità di sangue seguita alla tragedia ferroviaria accaduta in Puglia, gli alpini continuano a sostenere la popolazione donando il loro sangue. Stiamo continuando la raccolta perché devo dire che a volte il numero dei volontari è superiore al numero dei posti che l'AVIS ci mette a disposizione. Gli alpini del 9° Reggimento Alpini, della Brigata Alpina Taurinense, sono vicini alla cittadinanza abruzzese. Molti nostri soldati sono abruzzesi, anch'io lo sono. E il fatto di dare il sangue, la cosa più preziosa, alle nostre ASE, ai nostri centri ospedalieri, è per noi motivo di orgoglio e un motivo per sentirsi ancora più vicini alla nostra popolazione. Siamo contenti di farlo, continueremo a farlo e ringraziamo l'AVIS per la gentilezza e la cortesia che ogni volta mette nelle sue azioni. Questi ragazzi sono veramente dei professionisti. È molto importante che la presenza nostra qui dell'AVIS nelle caserme perché riusciamo a essere molto vicini alla popolazione e riusciamo in un giorno solo a fare una bella raccolta sangue. E anche in queste ore il SIT è aperto, il centro ospedaliero, quindi anche lì si sta facendo una raccolta sangue e dobbiamo continuare a fare questa campagna di sensibilizzazione perché non siamo ancora autosufficienti in materia di sangue. La Regione Abruzzo ha un gran numero di donatori, però dobbiamo ancora crescere.